Se parliamo di cambiamento nel consumo, dobbiamo usare una nuova parola che è coltivare i consumi. Oggi le persone non adottano stili di consumo, ma li coltivano e quindi investono anche nel tempo seminando e raccogliendo. Nell'analizzare la cultura del consumo abbiamo voluto rispondere essenzialmente a due domande. Cosa vuol dire per un'impresa oggi nutrire nuove esperienze di consumo e come la dimensione della social innovation influisce anche sui processi di produzione, sulla relazione che l'azienda ha con il mercato, con le persone? L'offerta di prodotti e servizi appositamente pensati per i consumatori durante i loro spostamenti urbani, spesso lunghi e molto articolati, si sta evolvendo rapidamente. La tendenza Emotion Partners ci racconterà come. La tendenza Procreative Act considera la rilevanza sempre maggiore dei processi creativi come cuore identitario dell'impresa e anche la centralità della proattività dei consumatori nelle nuove strategie di comunicazione e promozione. Agricultural Plots è la tendenza che vuole mettere in luce il rigoglio, la ricchezza e la complessità del sistema agroalimentare mondiale che si sta delineando in questo periodo storico. La dimensione educativa sta fortemente impregnando i nuovi consumi. Questo vuol dire non solo la felicità fruitiva, ma anche la consapevolezza culturale.